Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Guardate che belle ste patate, sono venute fuori, davvero uno spettacolo, sono già in fiore. Ho fatto il trattamento, probabilmente avrete già visto il video, con il tris di prodotti, quello classico, tanino di castagno, bentonite e caolino, quindi le foglie sono un po' bianche, mi serve per la peronospora anche qui e per eventuali attacchi di dorifora e quant'altro. Ora però è venuto il momento, anzi in realtà sono pure in ritardo, come sempre, di rincalzare. Ora, dal momento che sono in un cassone di compost, mi verrebbe scomodo scavare, rincalzare, ho messo abbastanza ravvicinato. Quindi l'altra alternativa è quella di aggiungere compost, semplicemente. Adesso vi faccio vedere. Il compost che andremo ad aggiungere è quello. L'ho messo nella carriola un po' di ore fa perché era un po' caldo, non mi piaceva, e continua a fermentare. L'operazione è molto semplice. Allora, perché si fa questa operazione di rincalzo? Rincalzo si fa perché si evita così che eventuali patate, cioè i tuberi, vengano a contatto con l'aria e restino verdi. Quando restano verdi sono dannose per l'uomo, non si possono mangiare. Quindi questo sistema qui, qualunque esso sia, quindi o come faccio io o con una zappa avvicinando la terra, si hanno due risultati. Il primo è che si tolgono le infestanti intorno, si fa una sorta di sarchiatura. Il secondo invece è che si copre la base della pianta e così le patate sotto non vedono la luce, non devono vedere la luce. Quando avremo finito questa operazione, poi vi faccio vedere il concime che gli do, che è a base di borlanda, che è una sostanza completamente naturale, ricca di potassio. A loro fa molto bene il potassio. Che profumo di natura, diciamo così. Ok, dai, lavoro abbastanza lungo, adesso vado avanti da solo, vediamo poi la fase di concimazione con la borlanda. Fatto il rincalzo, ho già preparato 6 litri d'acqua che ovviamente dovrò ricaricare con questa borlanda qui. Questa la trovate su Amazon, ma da tutte le parti, insomma, io l'ho trovata su Amazon, non è regalata perché la confezione di questa costa una trentina di euro, sono 7 kg, la dose è di 10 millilitri litro, quindi ho messo circa 60 millilitri e semplicemente la irroro così. Allora, l'anno scorso avevo fatto un errore. Non le ho innaffiate le patate e le ho avute piccole, sono venute ma erano piccole. Quest'anno cercherò di non fare lo stesso errore. Le ho innaffiate con acqua normale già un po' di volte. Per me sarà un'operazione abbastanza lunga. Comunque vado avanti da solo, adesso non è che vi tedio con l'operazione di irrigazione. La borlanda è importante perché, come vi dicevo, è ricca di potassio e loro ne hanno bisogno per una crescita sana. Bene, dai, è stato un breve video. Volevo terminare un po' quello che avevo iniziato lo scorso anno. Mi mancava forse l'operazione di rincalzo e della borlanda. Troverete l'approfondimento anche sul blog. Di solito quando pubblico un video di pari passo pubblico anche l'articolo sul blog, quindi sta venendo fuori un bel blog abbastanza corposo, sono contento. Non sono molte le patate, però quest'anno volevo provare un po' nel cassone come venivano col compost, ma so già che avrò dei buoni risultati, insomma. Tutto per questo video, vi ringrazio per essere stati con me. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi, condividete il video se vi fa piacere, così mi aiutate a far crescere un po' il canale. Grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo giovedì prossimo o lunedì.